Benvenuto ottobre, benvenuti ascoltatori, benvenuti qui nella nostra bella cucina virtuale del Circolare Servito. Può mancare una voce secondo voi? Buongiorno, benvenuto ottobre e benvenuti a tutti. Sì, come stai, oggi? Silvia? Io sto benissimo. Bene. So mentire molto bene, per cui ho scoperto di avere un nuovo potere in me. Cioè? Abbiamo scoperto pochi minuti fa. Non fare la finta tonta, perché noi ne stiamo parlando già da 10 minuti, ci stiamo ridendo sopra. Voglio mettere anche a conoscenza gli ascoltatori che io ho sviluppato un super potere che però si autodistrugge, ovvero mi vengono in mente i pensieri e si autodistruggono. Avete presente 007 che riceveva gli incarichi e poi si distruggevano? Ecco, io ho i pensieri che mi arrivano e ho detto: oh, Michela, potremmo dire anche questa cosa qua che mi è venuta in mente? Lei: sì, sì, spiegamela. Io: aspetta, non ti posso aiutare. Non so più di cosa volevo parlare. Benissimo, io sono la versione 5.0 dello 007 culinario, quindi mi auto... E sappiate che è astemia. Esatto. Infatti lei mi ha detto: Silvia, tu non bevi? No, non bevo. Pensa se dovessi bere. Meno male. Allora, cara ragazza, basti tu? No, ma tu non sei una bevitrice qualsiasi, tu hai stile, perché diciamo non è che bevi il tavernello, quindi. Allora, cara, tutto bene questo bel ottobre che non si sa se piove, nevica, fa freddo, facciamo le grigliate alle 3 del pomeriggio? Però, guarda, ottobre a me piace, è un mese, mi piacciono i colori. I colori sono meravigliosi, cioè la natura regala dei colori strepitosi. Mi piace molto quello che la natura regala per cucinare, quindi questo, come abbiamo già anticipato, inizia il mese delle zucche, dei funghi, delle castagne, cioè guarda, per me è per cucinare, sono quei sapori che io amo, sì. Quindi sapori e colori è bello, e poi è quella stagione dove ancora non fa freddo, io non amo molto il freddo, quindi tutto sommato, anche se non è un mese caldissimo, comunque non è freddo. Cioè, si sta bene, qui si sta. Diciamo che il freddo ultimamente è molto soggettivo. Sì, è vero. Qui si passa dei momenti. Però guarda, visto che siamo al 1° di ottobre, ho una premessa, se voglio. All'inizio del mese io farei un bel excursus su quello che potrebbero essere i nostri, come dire, i nostri ingredienti. Perché ottobre è un mese che, a seconda di come vada nelle diverse zone, abbiamo anche ancora qualche cosina di residuo proprio del periodo estivo. Perché per esempio qui ci sono, io ho qualche radicchio, ancora c'è, abbiamo dei super cetrioli che resistono, sono diventati immortali. Loro hanno deciso che devono continuare a crescere. Ovviamente nascono piccolini adesso, non si sviluppano più molto. E poi che cosa abbiamo? Dunque, la zucca, la nostra preferita, è la nostra signorina. La zucca che inizia, comunque, la zucca inizia già a settembre, quindi inizia ad arrivare. Sì. E poi, come dicevo prima, i funghi, questa è la stagione. Sì, è quello, io lì metto le mani avanti perché potrei morire, nel senso che io non le riconosco. Tra l'altro mi odiano tutti quando andiamo per funghi. Quindi non venite a funghi con me, sappiatelo. La gente mi odia. No, perché io li pesto. Nel senso che il più delle volte mi sento: sì, oddio, cosa ho fatto? Ma tu hai pestato un porcino, ma non li vedi? Io non li vedo i funghi, venitemi incontro. Cioè, lasciatemi in un angolino a leggere libri. Voi andate a passeggiare, mi lasciate sotto una pianta con due libri, poi venitemi a riprendere. Non è il mio, io non li vedo i funghi, scusatemi. E quello è. No, io li vedo ma non li so riconoscere, nel senso che riconosco banalmente i chiodini e le mazze di tamburo, perché voglio dire, cioè quelli si riconoscono. Guarda, qui è pieno di chiodini, qui ti diverti. No, che buone, guarda. Sicuramente nelle prossime puntate una ricetta con i funghi la facciamo, questo sicuramente. Dai. Una ricetta legata alla mia infanzia. Avevi promesso anche una con la zucca, nelle prossime puntate. No, assolutamente, ma ne faremo anche un paio magari con la zucca, perché la zucca andrà avanti, ottobre, novembre anche, novembre, cioè poi la zucca si trova comunque fino anche a gennaio, perché si conserva, quindi si trova almeno in
mio contadino ce le ha, quindi ha iniziato già a settembre con le zucche il mio contadino. E mi allaccio un secondo al discorso che facevi prima. Io credo che la natura sia molto più brava di noi ad adattarsi, quindi sì. Anche il cetriolo in qualche modo vuole sopravvivere, vuole vivere, e quindi dice: non fa ancora freddo, ma perché non ci provo? E quindi, sai, hanno delle capacità. Sì, ma i nostri, sinceramente, ho visto che almeno questa zona, parlo, ripeto, poi ognuno ha zone diverse, climi anche diversi, qui abbiamo 7-8 climi concentrati in 10 km, quindi non vi preoccupate. Però ho notato che laddove c'è uno spicchiolino di sole, perché il sole è ancora caldo, quindi c'è questa particolarità, ho visto che continuano. Certo, ripeto, non diventano rigogliosi come in estate, e anche se qui l'estate, voglio dire, estate e inverno l'abbiamo vissuto nel giro di 2-3 giorni, esatto. Però ci sono ancora, loro sono irresistibili. Ma questo da sempre, proprio si vede la tipologia anche di clima qua. Per esempio, a me, quello che sono la parte dei cavoli e dei broccoli faticano un pochino, è un terreno più buono invece per zucchine, pomodori, cetrioli, che vanno anche avanti. L'anno scorso anche a fine ottobre avevo ancora dei pomodori. Sì. Ogni zona è diversa, ma il bello della natura è proprio questo qua, quindi. Brava, esatto. E allora io direi, che facciamo oggi invece? Cosa cuciniamo questa mattina? Oggi accontentiamo anche i carnivori, quindi oggi parliamo di pollo. Benissimo, allora direi, visto che ci siamo prolungati, però esatto. La nostra sigla non può mancare, quindi sigla. Assolutamente no. Eccoci qui nuovamente, quindi sigla ce l'abbiamo, adesso la buttiamo in sottofondo così ci tiene compagnia e noi iniziamo a parlare del pollo. Quindi carta, matita, io il grembiule ce l'ho già, ingredienti. Allora, ricetta facilissima, prendete un petto di pollo, vi consiglio di prenderlo già a fette se non avete voglia di sbattimenti a dovervelo affettare, pan grattato, pepe e sale, un limone biologico, mi raccomando, biologico non trattato comunque, poi vi spiego perché, olio e aglio. Questi sono gli ingredienti che servono. Sempre, super, super facile. Assolutamente sì. Tra l'altro questa è una ricetta che è perfetta anche per i vostri bimbi, che magari fanno un po' fatica, si lamentano, non vogliono. Questa è una ricetta che piace anche ai bimbi. Quindi preparatevi, prendete il pan grattato, lo mettete in una ciotola, ci mettete un pochino di sale. Se devono mangiare i bimbi non mettete il pepe, perché magari li disturba un pochino al palato. E prendete il limone e grattugiate la scorza. Ecco perché vi dicevo di prendere un limone non trattato o biologico, perché altrimenti è un disastro. Evitate il più possibile di utilizzare la scorza del limone se non è biologico o non trattato, mi raccomando, perché lì i pesticidi ci sono, attaccano. Quindi, una volta che avete preparato il vostro pan grattato, prendete le fette di petto di pollo e li tagliate a listarelle. Fate delle listarelle, le mettete nella ciotola dove c'è il pan grattato e le fate saltare, facendo in modo che si crei una sorta di panatura leggera. Prendete una padella, olio, spicchietto d'aglio, fate soffriggere. Lasciatelo, se vi piace, al limite toglietelo, giusto per dare. Potete anche non usarlo, se l'aglio. Io l'aglio lo metto dovunque, ma perché a me piace, Silvia, quindi cioè, lo metto un po' dovunque, anche solo per dare quel profumo al piatto. Quando si è scaldato l'olio, prendete le vostre listarelle di pollo, le mettete nella padella e le cuocete facendole saltare. Fate quel movimento che fanno i grandi chef nelle cucine. Cercate quello di farle che piace saltare. A me. Voilà. Sì. Allora, se non siete capaci, non fate disastri. Per evitare disastri, se non siete capaci, cucchiaio e muovete le vostre listarelle. Fatelo cuocere per circa 8-9 minuti. A quel punto il limone che avete grattugiato lo spremete, il succo lo versate nella padella. E lì è importante il gioco di polso e farlo saltare, perché le vostre listarelle di pollo, che sono diventate un pochino croccanti, prendono tutte quante il succo del limone.
fate finire la cottura altri 10 minuti, velocissima, buonissima, dietetico, perché è dietetico, non lo dovete friggere. Vedrete che sarete tutti quanti contenti, anche i vostri bimbi. Quindi cosa volete di più della vita? Questo è divertente anche da un certo punto di vista. Benissimo, allora facciamo così, pausa musicale, così poi torniamo, perché so che ci sono magari qualche informazione in più, qualche variante per cui ne parliamo. Pensa che questa volta, ebbene sì, succederà di rado, ma questa volta ho anche io una variante. Attenzione. Incredibile, è ottobre, bisogna festeggiare. Bravo. Qualche minuto e torniamo. Torniamo qui, il circolare servito, il programmino che vi porta a cucinare, ma lo facciamo in modo semplice, non vi preoccupate, ormai avete capito come funziona, per cui anche a chi i nuovi, visto che siamo ad ottobre, magari qualche nuovo ascoltatore c'è, non vi preoccupate, facciamo tutto in semplicità, anche perché se riesco a farlo io, fidatevi, riuscite a farlo anche voi senza problemi. Ecco, mi hai rubato la frase, come dico sempre io ai miei cuochini e alle mie cuochine: se cucino io, cucinano tutti. Sì, ma tu sei brava, perché... con la differenza però. No, davvero, adesso sono io, l'obiettivo è sicuramente di fare in modo che tutti quanti possano davvero cucinare. La premessa che avevamo fatto all'inizio era di utilizzare pochi ingredienti per ogni piatto, perché dobbiamo imparare, uno, a utilizzare gli ingredienti di stagione, che è fondamentale, questa è una cosa a cui io tengo in modo particolare, e poi senza stravolgere troppo i sapori, perché altrimenti si perde un po' quel gusto del piatto. Quindi pochi ingredienti e ricette facili. Perfetto. Quindi anche le varianti sono uguali, quindi facciline facciline. Tu hai qualche variante sulla mia ricetta? Eh sì, io questa ce l'ho. Perché in realtà lo facciamo quasi uguale, eh? Quindi non è una grande variante, per dire, non è che utilizzo. Allora ne ho due in realtà, molto semplici. La prima, quindi fatta col pollo, dove però io il pollo lo metto a marinare nel limone. Quindi metto limone, spezie, perché a me piace un po' condire con... Sì. Io ho le spezie qui dell'orto, quindi rosmarino, salvia. Faccio un tritato, glielo metto con il limone e lo lascio a bagno così, a bagno. Lo lascio tipo in marinatura. Sì, sì. E poi il procedimento è uguale, quindi tagliato... Io utilizzo il petto quello intero. Quindi magari lo taglio in due o tre pezzetti, lo lascio lì. Quindi poi magari mi faccio gli sfilaccettini io e dopo... E faccio lo stesso procedimento tuo, per cui ha proprio un pochino quell'acidulo e quel profumo già di per sé quando poi salta in padella. Sì. Nel secondo caso ho provato a farlo anche con una variante che personalmente digerisco di più, ma ripeto è personale, con la lonza, perché diventa un burro, è certo. Proprio un burro. Lì ci metto un pochino meno olio, perché la lonza già è un pochino più grassetta. Più grassa. E quindi evito, cioè riduco proprio la quantità di olio, però viene alla stessa maniera. Quindi sono le uniche, sono grandi varianti. No, però cioè, ci sta. Allora, considera che, brava, no, considera che allora, diciamo, la ricetta che ho proposto io è quella, la sminut. La mattina andate al supermercato, andate dal vostro venditore di polli di fiducia e prendete un pezzo di petto di pollo, tornate a casa e lo preparate. Cioè, anche adesso, quando ci salutiamo, che saranno le 11:20, se avete il negozietto vicino a casa, ve lo andate a comprare e ci mettete un attimo a farlo. Quindi saltiamo il passaggio della marinatura, che richiede un pochino più di tempo, perché io credo che tu lo metti al frigorifero per qualche ora, no? Sì, sì, magari lo faccio tipo alla sera, lo metto lì. Brava. E poi la mattina, esatto, magari quando faccio colazione, ma questa è un'abitudine mia, io quando faccio colazione mi preparo anche le cose di pranzo, perché ottimizzo molto i tempi. Brava. Anche perché alle volte, vedi, siamo qui alle 11, siamo in diretta e poi bisogna andare a cucinare, poi alle 2 c'è di nuovo un'altra diretta, e quindi i tempi, io non amo mangiare velocissimamente, quindi quando poi pranzo mi metto lì tranquillina, la mia mezz'oretta me la faccio tutta. Brava. Allora, una variante mia strong, visto che prima parlavo dell'aglio che a me piace, potreste fare questa cosa, però è proprio strong, cioè se vi piace l'aglio, però prendete uno spicchio d'aglio, lo tritate fine, lo schiacciate e lo mescolate nel pangrattato, e quindi l'aggiunta che fate è di aglio.
Allora, viene una cosa esagerata, buonissima, buonissima, perché poi l'aglio ha questo sapore, come dico sempre, è antisociale purtroppo l'aglio, però dà quel sapore, quel tocco in più a un sacco di piatti, quindi quella può essere una variante sicuramente. E se non avete voglia di fare le listarelle, fate i cubettini, sono anche più veloci da mangiare. Ma sì, tanto è un po' uguale. Devo provare a farlo, sai come? Dimmi. Sostituendo il pan grattato con i cereali sminuzzati, sai, quelli tritati. Un po' come fa il pollo, com'è che è il KFK, una roba del genere. Sì, sì. Che lo fa tutto bello croccantoso, però ecco. Magari considera che secondo me quello ti può venire con la tua ricetta della marinatura, perché è più umido, quindi probabilmente sì, lo prendi di più, perché io non lo passo nell'uovo, quindi... No, brava, esatto. E questa cosa potete farla anche utilizzando il forno. Allora, se avete voglia di mangiarvi delle bistecche panate, ma non avete voglia di friggere nella padella, perché parliamoci chiaro, bistecca panata è buona fritta, non è che possiamo girare intorno. Guarda, la mia nonna addirittura la faceva con l'olio e il burro, quindi proprio una di quelle cose... Morte sua, proprio. Sì, sì, brava, esatto. Se invece non volete friggerla, potete prendere le bistecche e potete farlo con qualsiasi tipo di carne, che sia pollo, che sia manzo, la lunza, e le panate con questo pan grattato le mettete su una teglia con della carta forno, spruzzate appena appena con un filo d'olio e le mettete in forno a 180 gradi, in 20 minuti sono pronte, sono molto molto buone. Sai che c'è sempre il solito effetto collaterale, vero? Che ti gorgoglia lo stomaco. Sì. A chi lo dici? Abbiamo ancora qualche minuto, Silvia, che spiego, do una ricetta flash su una cosa da utilizzare per accompagnare questa ricetta. Ma tu puoi fare quello che vuoi, cara. Allora, io preparo ogni tanto, quando faccio questa ricetta, una maionese, e saranno felici i vegani, con il latte di mandorle non dolcificato. È velocissima, latte di mandorle non dolcificato, fate circa 100 ml. 200 ml di olio di semi. Allora, potete usare anche l'olio d'oliva, però l'olio d'oliva è molto molto forte, quindi poi rischiate che copra molto molto il sapore, sia meno delicata, quindi io uso olio di semi di girasole spesso. Poi un cucchiaino e mezzo di aceto di mele, un cucchiaino e mezzo di senape e un pizzichino di sale. Prendete il contenitore del frullatore immersione, ci mettete tutti quanti gli ingredienti, tutti insieme, prendete il vostro mini pimer, entrate dentro, iniziate a frullare, monta in un attimo e non impazzisce. La cosa bella di questa ricetta, di questa maionese, è che non impazzisce, e vi garantisco che è buonissima. Che ne dici, Silvia? Dico che questa cosa qui mi ha aperto un mondo, perché io ti dico, sono un amante della maionese, l'ho sempre fatta con le ovette delle mie galline, dico la verità, perché non mi piace comprarla, anche perché è molto molto semplice. Io la faccio con l'olio di soia anziché con l'olio di semi, quindi anche un po' quel gusto, perché l'olio di soia deve un po' piacere, ha sempre un gusto un po' diverso. Però tu adesso mi hai aperto un mondo. Guarda, questa è veramente buona. Questa potete usarla per mangiarci anche delle patate fritte, per dire, delle patate al forno, potete metterla all'interno di un panino, nella piadina. Guarda, è veramente versatile, perché ha un sapore estremamente delicato. Fate, mi raccomando, attenzione al latte. Il latte di mandorla deve essere non dolcificato, perché altrimenti diventa una schifezza, cioè poi diventa immangiabile. Però veramente è una bella soluzione. Ma credo che si trovi comunque il latte non dolcificato, sì, abbastanza facilmente, insomma. Adesso non faccio nomi di marche, ma ce ne sono di interessanti, italiani, biologici, quindi assolutamente sicuri. Potete anche farvelo a casa, il latte di mandorle. È una cosa facilissima, ma questo ve lo racconto in un'altra puntata. È giusto, se no diamo troppe informazioni, poi dopo si perdono, qui ce ne sono, già quando li dai le varianti si perdono un po', dicono aspetta, capito. Quindi dobbiamo provare più di una. Va bene, allora, noi diamo l'appuntamento quindi a, non mi ricordo mai, venerdì. Ottobre. Giusto, vero, siamo a martedì. Niente, io oggi sono convinta che sia già sabato, perdonatemi, oggi è la settimana invertita, boh, non lo so, e funziona un po' male. E quindi sì, venerdì ore 11, circolare servito, Silvia e Michela, vi aspettiamo. Ciao.
Ciao a tutti!